Sì, è stato un Consiglio federale molto intenso, ma soprattutto interessante. Sono stati toccati molti temi. L'obiettivo comune è naturalmente quello di lavorare e collaborare tutti insieme per cercare di spettacolarizzare e rendere sempre più attrattivo il nostro sport, la pallamano, che nell'ultima stagione, nell'ultimo anno, come ben sappiamo, complice purtroppo la pandemia, ha avuto molti problemi. La federazione, insieme a tutti i club, è stata molto attenta in questo e, nonostante, insomma, le difficoltà, è riuscita, bisogna dire, a portare a termine un campionato difficile, ma che, insomma, ha dato nuova energia a tutti quanti e siamo pronti per partire, insomma, al meglio con la nuova stagione. Ecco, adesso è il momento di guardare a quello che dovrà accadere, al futuro, ai programmi futuri del settore arbitrale. Due parole chiave, le dico io per primo, rinnovamento e giovani. Sì, è importante questo aspetto, puntiamo sui giovani, puntiamo su energie nuove, fresche, dobbiamo ridare slancio al settore arbitrale, dobbiamo sicuramente crescere, migliorare nel contesto di una pallamano che insomma, sta facendo. Quindi ci sarà sicuramente un ricambio generazionale necessario, graduale, ma necessario ed immediato. Questo è molto importante e anche un allargamento alla base dei numeri. Perché questo è quello che cerchiamo: cerchiamo talenti, cerchiamo giovani e cerchiamo persone che allarghino la base del settore arbitrale e che diano la possibilità di poi operare delle scelte giuste ed opportune per gli ufficiali di gara da mandare in campo, insomma, per cercare di migliorarci sempre di più. Nel segno della collaborazione e, insomma, speriamo anche, insomma, di ritornare presto a gioire e vederci tutti nei campi. Le finals che si sono appena concluse, tutte le finals, sono state una bellissima occasione per ritrovarci tutti insieme. È stato importante anche il lavoro che è stato fatto finalmente in gruppo con gli arbitri, che hanno ritrovato anche nuove energie e nuovi stimoli per affrontare al meglio la prossima stagione.